Poracci, prima di iniziare vi ricordo che questa sera mi troverete in live sul sito Viola per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Inoltre risponderò alle vostre domande e faremo anche un po' di just chatting. Insomma, sarà una live ricchissima, ovviamente. L'appuntamento è come al solito alle 21.30. Ci vediamo dopo. Per quanto riguarda solo risposte sbagliate, Dragon Leo è stato il più veloce di tutti nel riconoscere il capolavoro per Nintendo 64 Iggy's Wrecking Balls, una vera e propria pietra miliare del videogioco. Grandi tutti quelli che hanno citato Cuphead, ma Fabio mi ha fatto morire tirando fuori Bounce, uno dei primi giochi mobile a colori. Eh sì, ci divertivamo tantissimo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ancor prima che vengano annunciati. Secondo i leak di ieri sera, quella di oggi sarà una puntata ricchissima e avendo appena letto il copione posso confermare al poro per cento. Parleremo del ritorno di Batman Arkham su Switch, dei numeri impressionanti di Leggende Pokémon Arceus e anche di GTA 6, che finalmente è stato ufficializzato da Rockstar. Prima di iniziare però, se avete 5 minuti liberi, che ne dite di conquistare in modo non violento YouTube Italia? Dai che se ci impegniamo fondiamo il Poroverso prima dell'ora di cena. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi ovunque. In descrizione trovate tutti i link necessari per diventare membri dell'Armata Poraccia. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo non con delle notizie al volo, ma con una correzione rispetto a qualcosa che vi ho detto la settimana scorsa. Mi riferisco alle intenzioni di Nintendo per quanto riguarda il mondo degli NFT. Le cose non sono andate proprio come ho riportato nel TG Poro di giovedì scorso. Il botta e risposta di Shuntaro Furukawa con gli investitori infatti era stato riassunto, in modo un po' sbrigativo a quanto pare, da David Gibson su Twitter, mentre ora abbiamo accesso alla trascrizione completa dell'incontro. Anche se in giapponese è facile avere una prospettiva più dettagliata sulle parole di Furukawa grazie ai traduttori online e a quanto pare il presidente di Nintendo non ha fatto alcun riferimento agli NFT, bensì ha un generico interesse nei confronti del concetto di metaverso e di quello che può rappresentare all'interno dei videogiochi Nintendo, dove titoli come Animal Crossing rivestono un ruolo fondamentale. Insomma, per ora non sembrano esserci intenzioni di voler monetizzare sul fenomeno degli NFT, al massimo di far diventare Animal Crossing il nuovo Second Life. Ve l'ho detto, no? Tutti i pomeriggi aggiorno ogni ora i profili Twitter di Nintendo nella speranza di vedere annunciato un Direct e anche oggi non c'è traccia di nessun annuncio improvviso, però comunque una buona notizia. L'eShop europeo riceverà una nuova ondata di sconti a partire dalle 15 di giovedì. Il Festival di febbraio, così è chiamata l'iniziativa, presenterà circa 1000 titoli in sconto fino al 75%. Insomma, teniamo gli occhi aperti perché potrebbero spuntare fuori delle belle offerte. Siamo sempre più vicini all'arrivo della prima infornata di Steam Deck e su Twitter iniziano a spuntare le prime foto dell'ibrido targato Valve. In particolare l'utente Kerry Golomb l'ha messa a confronto con una quantità di device a dir poco impressionante e ne sono uscite delle comparazioni a tratti esilaranti. La Steam Deck è una bella bestia e non solo fa impallidire in fatto di dimensioni anche la OLED, ma ridicolizza completamente console del passato come il GBA, PS Vita e anche il paddone della Wii U. Voi poracci, che ne pensate del form factor della console di Gabe Newell? Bene, passiamo alle notizie del giorno e siamo ufficialmente entrati nel vivo di febbraio. E lo sapete da cosa lo si capisce? Perché sono ricominciati i rumor e i presunti leak su Nintendo Switch, tutto in ottica di un ipotetico Direct a febbraio. Questa volta il protagonista delle indiscrezioni è la serie di Batman Arkham. Vediamo di cosa si tratta. Il rivenditore francese WTT ha pubblicato sul suo portale una pagina prodotto intitolata Batman Arkham Collection Switch, con uscita prevista il 31 agosto 2022 e al prezzo di 59,99€. Al momento le informazioni sono state rimosse e la pagina non è più raggiungibile, ma non si tratterebbe della prima volta che WTT fa uno scivolone del genere. Il sito infatti fu il primo a pubblicare, ancor prima dell'annuncio ufficiale, la pagina prodotto di The Witcher 3 Wild Hunt per Switch, quindi con la trilogia di Arkham ci potremmo trovare di fronte allo stesso tipo di errore. Diciamo che come prospettiva per me sarebbe super interessante perché la trilogia di Rocksteady rappresenta uno degli apici del videogioco e dei supereroi, tre titoli che non si sono mai affacciati interamente su console Nintendo.
Va fatto notare però che su console Sony e Microsoft la collection è già disponibile a ben altro prezzo e dei tre giochi solo due sono presenti su disco, mentre Arkham Knight, il capitolo conclusivo, è riscattabile tramite il codice di download. Sarà interessante capire come verrà gestita l'operazione su Switch. Dei tre titoli, quale avremo su cartuccia? Soprattutto se i primi due episodi non sono così difficili da immaginare a livello prestazionale su libri da Nintendo, il discorso si fa ben diverso con Arkham Knight, che per girare al meglio avrebbe bisogno di un porting fatto su misura. Warner Bros. Potrebbe scegliere la via del cloud, un po' come è successo per la saga di Kingdom Hearts? Cosa ne pensate, poracci? Siete intrigati da un porting del genere? E ora torniamo a parlare di Leggende Pokémon Arceus, perché nonostante le controversie riguardanti la realizzazione tecnica, come era lecito aspettarsi, il gioco sta vendendo tantissimo, anche più di quello che mi sarei mai aspettato, il che apre a degli scenari molto interessanti per quanto riguarda il futuro della serie. Sappiamo che il gioco ha avuto un lancio sensazionale in tutto il mondo. In Giappone, in soli 3 giorni, prendendo in considerazione unicamente la versione fisica, LPA ha venduto 1.424.000 copie, battendo anche i record dei remake di quarta gen, mentre nel Regno Unito figura ancora primo in classifica nonostante l'uscita di Dying Light 2, uno dei titoli più attesi dell'anno. E con una mossa inusuale per i suoi standard, è Nintendo stessa a farci sapere quanto ha venduto Leggende Pokémon Arceus nella sua prima settimana di commercializzazione, tramite un post celebrativo su Twitter. 6,5 milioni di utenti hanno deciso di premiare l'approccio sperimentale di Game Freak, un numero a dir poco impressionante, il miglior debutto mai registrato da un capitolo della serie. È proprio per questo che, secondo me, bisogna iniziare a discutere su come questo successo influenzerà il futuro di Pokémon. Il brand di Leggende rimarrà un'entità separata rispetto alla serie principale, oppure il successo di Arceus convincerà Game Freak ad adottare questo stile anche per la nona generazione? I rumor iniziano a parlare di DLC già belli che pronti per LPA e non mi sorprenderebbe scoprire che i prossimi ipotetici capitoli siano sfruttati per trainare nuovi sistemi, come una Switch 2. Voi poracci, che idea vi siete fatti a riguardo di LPA e del suo successo? E chiudiamo parlando di GTA 6 e per la prima volta possiamo argomentare basandoci sui fatti e non su speculazioni infondate. Infatti a scendere in campo è stata Rockstar, che ha ufficializzato l'esistenza del progetto, ma in realtà è ancora troppo presto per avere qualche informazione concreta sul titolo. Infatti l'esistenza di un nuovo GTA è stata annunciata in appendice a un comunicato stampa pensato per promuovere la nuova data di uscita della versione next gen di GTA 5, che vedrà la luce il prossimo 15 marzo. Il comunicato italiano recita: siamo felici di confermare che il nuovo episodio della serie di Grand Theft Auto è attivamente in sviluppo. Non vediamo l'ora di condividere altro con voi non appena saremo pronti. Visto che è la stessa Rockstar a ribadire che la fase di stallo in cui si trova la serie è dettata in gran parte dalla longevità senza precedenti di GTA 5 e GTA Online, dubito che questa notizia sia da intendere come una sorta di antipasto per novità imminenti. Rockstar deve traghettare con successo il quinto capitolo sulla terza generazione di console e, visti i recenti avvenimenti, dalla pessima qualità della trilogy all'acquisto di Zynga che ha fatto storcere il naso un po' a tutti, l'annuncio di un GTA 6 sa più di una mossa per calmare le acque e rassicurare i fan storici per cancellare la pubblicità negativa degli ultimi mesi. La teoria più solida rimane quella di cui avevamo già parlato qualche mese fa, che vorrebbe GTA 6 previsto entro la fine dell'anno fiscale, che termina a marzo 2024. Quindi niente panico, non vedremo un nuovo GTA nel 2022, probabilmente inizieremo a vederlo in azione nel 2023. Fossi in voi, vivrei sereno, magari aspettando la versione next gen di Red Dead Redemption 2, il seguito di Bully o magari l'ennesima versione di GTA 5. E questo paraccio era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto, nella sezione dei commenti, per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera per una live dove continueremo a chiacchierare, oppure a domani per un nuovo video. In ogni caso, voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Batman, Michele Arcè, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!
parleremo del ritorno di Bataman.